parole. Le parole hanno un grande potere dentro di noi, hanno il potere di far innamorare. Un saluto anche a Marcella Alfano, però Marcella dovresti abbonarti, questa è una live per abbonati, devo togliere la moderazione perché questa è una live per abbonati. Ricordo che chi volesse farmi domande deve abbonarsi o rinnovare l'abbonamento al canale. Saluto Chicca Chicca. Quindi basta abbonarsi al canale, potete entrare tranquillamente dentro. Salutiamo anche Bonnie, Ninetta dalla chiesa, direttamente dalla spiaggia. Quindi Marcella, basta che rinnovi l'abbonamento e automaticamente potrai scrivere nuovamente. Quindi vediamo di capire. Intanto ricordo che questa è una live domande e risposte, quindi chi volesse entrare può fare domande, ovviamente, chi è abbonato al canale. Saluto Antonella Petali anche. Quindi vi ricordo anche Vin, Chicca e tutti gli altri. Allora, le parole hanno un grande potere. Se ci pensate bene, hanno un grande potere e noi possiamo utilizzare le parole per produrre emozioni. Questo è il grande potere delle parole. Pensate, non so, ai poeti, ad esempio, una poesia può suscitare grandi emozioni. Una poesia può essere veramente importante per poter far innamorare. Una parola coinvolge. Tutte le parole che suscitano emozioni, anche emozioni profonde, sono in grado di dare un servizio emotivo alla persona che ci interessa e di conseguenza sono in grado di far innamorare, sono in grado di coinvolgere. Ricordo a tutti che questa è una live domande e risposte, quindi avete diritto ovviamente a farmi domande sui temi che volete e se volete entrare nella live dovete abbonarvi al canale. Salutiamo anche la nostra Stella Marina, la carampana, Stella Marina. Benvenuta Stella Marina. Allora, pensate ad esempio una parola, le parole talvolta sono neutre ma talvolta possono suscitare emozioni. Pensate ad esempio se io dicessi, che ne so, sono le 16:30, per fare un esempio. Sono le 16:30 è una parola neutra, diciamo, no? Sto dicendo semplicemente l'ora. Però su alcune persone potrebbe avere un impatto veramente molto forte e generare emotività. Pensate a una persona che sta per ricevere l'esito della TAC, che lo riceverà alle 17, che confermerà se ha o meno un cancro. Ecco che dire la parola sono le 16:30 andrà a produrre molta emozione in questa persona. Quindi, quali sono le parole che seducono? Quali sono le parole che fanno innamorare? Beh, le parole che seducono, le parole che fanno innamorare sono quelle che vanno a risvegliare gli zombie all'interno di una persona, perché dentro ognuno di noi ci sono degli zombie. Chi sono questi zombie? Gli zombie sono le emozioni che sono state represse, compresse, diciamo. Oh, un saluto anche a nostra Elisabetta, donne over 40, iscrivetevi al canale di Elisabetta, la malgasciona, la numero 2, diciamo, perché la numero 1 delle malgascione è la casara, diciamo che mettiamo Elisabetta dal numero 2 delle malgascione. Esatto, le parole possono attivare un turbamento, possono attivare un turbamento e noi possiamo utilizzare le parole proprio per andare a stimolare un turbamento. Salutiamo anche Giulia Guardalà. Attivare gli zombie. Gli zombie, dicevo, sono, possiamo chiamarli, diciamo le emozioni compresse, no? Non tutte le emozioni che abbiamo vissuto sono compresse, perché diciamo nella nostra vita, da un punto di vista emotivo, la nostra vita è fatta da due. Antonella Petali, io in che scala sono? Malgasciona? Non lo so, Antonella, che scala vuoi essere? Non lo so, non ti conosco ancora, Antonella, vediamo un po'. Oh, vediamo Chicca Chicca che ci dice la numero uno sempre. Secondo, ultimo, non è vero, non è vero. Secondo, ultimo non vuol dire. Secondo e ultimo sono due cose diverse.
Ultimo è la medaglia. La Casara, d'altra parte, è lei che ha generato la parola malgascione, per cui purtroppo di diritto è la numero uno. Allora, vediamo un attimino. Max, l'altro giorno eravamo a cena da lui e mentre io attendevo di sedermi per la cena, lui continuava a sentire in viva voce un'amica mentre passeggiava in corridoio. Ho fatto l'indifferente. Beh, sì, fa l'indifferente va bene, ma ripeto, come dire, probabilmente lui sta mettendo in modo maldestro degli antagonisti, no? Perché vuol far vedere che ha altri uomini. Tu invece, senza dire niente, senza dirgli niente, frequenta comunque altri uomini in segreto, mentre lui manifestatamente, diciamo, palese altre donne, tu frequenta praticamente altri uomini in segreto. Poi, quando lui avrà il dubbio, gli verrà. Tu fai finta di niente con lui quando palesemente parla di altre donne, e tu di nascosto frequenta altri uomini. Un saluto anche a Clizia. Un Miss Malgasciona Teramasco Live. Eh beh, un Miss Malgasciona, però live, come si fa a fare la live? Qua YouTube non consente di fare, si può fare su, boh, forse si possono fare delle interviste su Skype, forse. Boh. Va bene, beh certo, voleva che sentissi, certo, perché vuole farti vedere che lui è corteggiato da donne, ma tu se ascolta e fai l'indifferente e ripeto, siccome è inaffidabile, no? Uno che fa così, che palesa questa cosa qua, è insicuro e inaffidabile, tu frequenta altri uomini nel frattempo e fottitene di cosa fa lui. Però frequentane almeno altri due, così, come dire, lui mettilo in un, come dire, in un turbinio, no? Per cui ogni tanto vedi anche lui, una sera vedi uno, una sera vedi l'altro e al giro vedi anche lui. Vediamo la domanda di Giulia, guarda là, ieri sera ho conosciuto un ragazzo su Facebook, ci incontreremo a breve. Mi ha scritto: mi fai un sesso mentale che non lo so. Mi è capitato verissimamente. Beh, sì, questo non vuol dire tanto, Giulia, guarda là. Comunque, quando tu lo vedrai, il sesso deve essere solo mentale, cioè non devi dargliela. Assolutamente. E no, è uno che hai conosciuto, che neanche conosci, quello che vuol non vuole dire assolutamente niente, non ha nessun senso. Tu vedilo e non dargliela. Max, gli uomini che ti chiedono di rimanere a dormire insieme significa qualcosa? Beh, diciamo che significa qualcosa. Significa che perlomeno non è un uso e getta, diciamo. È comunque, come dire, vogliono condividere qualcosa con te. Meglio quello che l'incontro al parcheggio del cimitero, diciamo, no? Quindi questo è sicuramente un miglioramento. No, ecco la risposta di Elisabetta. Le parole che fanno innamorare non sono le stesse per tutti, assolutamente no. Come dicevo prima, le parole che fanno innamorare sono parole che vanno, questo per esprimere Elisabetta, ad attivare gli zombie che ognuno di noi ha dentro. Quindi, come dire, bisogna parlare di corda in casa dell'impiccato, no? Vi ricordate il detto? Non parlate di corda in casa dell'impiccato. Invece, nella seduzione vale proprio il detto che bisogna parlare di corda in casa dell'impiccato. Perché se tu parli di corda in casa dell'impiccato, attraverso le parole, quindi vai a dare emozione, vai a dare, diciamo, vai a dare emotività. Questo è, però devi calibrarti su quella persona utilizzando il linguaggio non verbale, utilizzando. Beh, sì, questo l'ho detto anche in un video. È una cosa buona, chicca. Se tu vedi che è una bella camicia, no, digli: no, tu dici, guarda che bella quella camicia che hai, dove l'hai comprata che devo fare un regalo a un mio amico? Eh sì, comunque in ogni caso frequenta altre persone, chicca, non devi stare focalizzato su quello, frequenta altri uomini, cioè tra
Tra l'altro, si tratta solo di frequentazioni, no? Non è una relazione quella. Le relazioni sono quando c'è un impegno reciproco. Se non c'è un impegno, non è una relazione. Un saluto anche a Roxy, è venuta fuori Roxy, non l'ho visto. Eccola qua, Roxy Rosa. Ciao Roxy, buon pomeriggio. Questo non è un non è, diciamo, non è una relazione, no? Quindi tu non hai una relazione con questa persona, puoi avere una frequentazione, però niente di più, insomma, questo è da tenere presente. Quindi, tornando al discorso di fondo, praticamente Massimo deve essere un chi se ne frega. In che senso deve essere sempre un chi se ne frega? Non capisco cosa significa deve essere sempre Noemi un chi se ne frega. Cioè, non devi antagonizzare. Ma di cose belle, di cose brutte, se salute dobbiamo parlare, in che modo, positivo o negativo? Cioè, meno male che avevi la corda. No, la corda è nel caso dell'impiccato. No, questo è un modo di dire, no? Non parlare di corda in casa dell'impiccato vuol dire che se tu parli di corda in casa dell'impiccato generi tensione. Beh, le parole che generano tensione, no? Normalmente le persone ci vanno autonomamente in casa dell'impiccato. Quindi intanto vi ricordo però che vedo Cristian, adesso poi finisco il discorso, perché vedo Cristian La Sorsa, che se volete abbonarvi al canale Felicità e Benessere con Massimo Taramasco, abbonamento seminario online, potete farlo, perché a breve, annunzio Vobis Gaudium Magnum, vi darò la data del seminario online. Quindi abbonatevi al canale Felicità e Benessere con Massimo Taramasco, così poi definisco la data a breve per il seminario online sull'imprinting e come gestire l'imprinting e vedere tutte le tipologie, diciamo così, emotive nella seduzione. Quindi chi volesse, canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Taramasco, si abbona e potrà partecipare al seminario. L'abbonamento deve essere seminari online. Beh sì, distaccati, bisogna essere sempre distaccati, no? Noi dobbiamo essere sempre distaccati. Come fare a capire quali sono le parole per rispondere a Elisabetta Donna over 40? Qual è la corda in casa dell'impiccato e dove la persona dà un segnale di gradimento? Se tu ad esempio, come dire, inizi a parlare di tradimenti in generale e noti che la persona su tradimento si mordicchia le labbra, vuol dire che la parola tradimento è una parola, è uno zombie, e quindi continua a parlare di tradimento perché stai dando emozione. Salutiamo anche la formica. Non so se sono stato chiaro, però questo è quello che devi fare. Quindi tu vai a toccare, allora praticamente è come il menu di un computer, no? Ci sono delle aree e poi dei sottogruppi. Praticamente i capostipiti sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti sentimentali affettivi, i rapporti passionali sessuali. L'immagine esterna del sé, cioè i rapporti lavorativi, nel lavoro, nel denaro, nel successo, e l'immagine interna del sé, cioè i rapporti con se stessi fondamentalmente. Questo è il menu principale. Per ognuno di questi menu ci sono dei sottomenu, che sono le varie paure, la paura di essere abbandonati, la paura di essere rifiutati, insomma tutte le varie paure per ogni tipo di... Quindi le parole che vanno a evocare, diciamo così, a tirare fuori quegli zombie, perché lo zombie è stato rimosso, no? Ma non vede l'ora di venire fuori. E non appena, è come la lampada di Aladino, no? Avete presente la lampada di Aladino? La favola di Aladino, no? Aladino trova la lampada e poi la sfrega tre volte, non so cosa fa, e esce ed esce il, diciamo... ho fatto una domanda, vediamo un attimino la domanda di Stella Marina. Dov'è la domanda? Secondo me è un vincolo analogico. Qual è la domanda? Stella Marina, non vedo la domanda. Che domanda ha fatto Stella Marina?
Antonella, piacere. Io non vedo domande, Stella Marina. Ripetila perché non la vedo, eh. Allora, Stella Marina, rifai la domanda perché non la vedo. Secondo me è un vincolo analogico. Hai fatto la domanda. Dove? Riscrivila, no? Non la vedo la domanda. Ma sopra dove? Non la vedo, sopra un cazzo! Rifalla, ti ho detto che non la vedo. Se la vedessi te la farei. Come vado sopra e non la vedo la domanda. Allora, se scriveste invece di scrivere puttanate, scriveste solo le domande, sarebbe meglio, no? Almeno le vedo. Sopra, sopra dove? Io vedo Antonella. Allora, vediamo la domanda della formica. In un primo incontro come si deve comportare? Ma lo sto dicendo adesso, formica! Devi fare le domande. Ti sto rispondendo adesso, formica. L'ho appena detto. Le domande che devi fare, devi andare a toccare i punti fondamentali. Devi andare a toccare i rapporti con la famiglia d'origine, rapporti con la famiglia acquisita, rapporti sentimentali affettivi, rapporti personali sessuali, rapporti. E sei sorda come una campana dalla vecchiaia che hai. Rapporti, immagine interna del sé, immagine esterna del sé. Quelle lì sono le domande che devi fare. Carampana che non sei altro. Stella Marina, rifai la domanda, Malgasciona. Quindi, quelli sono i punti che dobbiamo andare a toccare, perché lì dentro ci sono le parole, ti stai scrivendo la voce per il seminario. Perché lì dentro ci sono le parole che possono sedurre, che possono coinvolgere. Salutiamo la nostra Liana. Ciao Liana. La carampana di una stella marina. Vuoi rifare questa domanda? Carampana di una stella marina. Vuoi rifare la domanda? Te c'hai la testa vuota se c'ho il collo rosso. Rifai la domanda. C'ho il collo rosso perché ho preso il sole. Malgasciona una carampana. Diamo una tonnella a petali. Ma non si aprono subito, bisogna stare attenti alle domande. In che senso non si aprono subito? Ma io sto urlando perché voi siete delle carampane, che cioè avete un unico neurone che vi gira in quella testa. Allora, che domanda è? Non si aprono. No, bisogna imparare a stimolare in modo analogico. Ma dove la sto facendo? Dove cazzo la stai facendo? Non vedo nessuna domanda, Stella Marina. O tu c'hai le allucinazioni o scrivi troppo. Cosa c'entra il collo rosso? Cosa sta dicendo sta vecchia carampana? Allora, non deve essere troppo lunga. La domanda non deve superare un certo numero di caratteri, se no YouTube la trancia, no? Allora, quindi. Mastiamo, qui scrivono in lingue anglosassoni, Noemi Puglia, mastiamo, dicendo tutta la stessa cosa. Qual è la stessa cosa? Allora, non so cosa state dicendo, siete parlando in modo schizofrenico. Comunque ricordo alle persone che se volete entrare in chat, almeno entreranno qualche. Oh, buon sabato, potete scrivere nella chat e farmi le domande. Allora, per rispondere alla domanda di qualcuno che non mi ricordo chi è, non ti arrabbiare, il discorso soldi con il poliziotto è esattissimo. Ah, bene, bene, esatto, brava Giulia, hai visto che l'hai subito stimolato, brava, brava. Allora, grazie Chicca. Allora, quindi dobbiamo tenere presente queste cose fondamentali, no? Voi dovete andare indirettamente a toccare le varie aree potenzialmente distoniche, no? Andare, ad esempio, il poliziotto che avrà uno stipendio da fame, se è andato a toccare l'area economico-finanziaria, è probabile che abbia. Beh, certo, il potenziale lo acquisisci nel momento in cui tu gli dai un servizio emotivo. Cosa significa potenziale, di seduzione? Significa avere un potere, diciamo così, un potenziale, diciamo, su quella persona. Quindi, ad esempio, bisogna acquisire un potenziale, lo acquisisci nel momento che gli dai emozioni. Ad esempio, nel caso del poliziotto, per dire, magari essendo un poliziotto,
quindi che non è proprio militare, ma è quasi come militare, c'è il condizionamento, no? Loro sono molto condizionati. Se il superiore gli dice devi fare questo, questi devono fare quello, no? È come nell'esercito, no? Quindi sono molto condizionati. Quindi il condizionamento potrebbe essere un altro punto distonico, perché sono quei lavori dove c'è poca libertà, no? E per cui, siccome, quindi potrebbe avere una libertà compressa di fatto, no? Beh, all'inizio il potenziale è basso, ma infatti all'inizio il potenziale è basso, ma più emozioni gli dai, più il potenziale cresce. Possiamo dire che il nostro potenziale è direttamente proporzionale alle emozioni che sappiamo dare. Diamo emozioni zero, abbiamo potenziale zero. Anche se siete fighe, anche se gliela date, se non generate emozioni avete potenziale zero. Date emozioni 10, avete potenziale 10. Date emozioni 100, avete potenziale 100. Beh, ma non è che devi, infatti, ma non è che devi chiedere cosa al primo appuntamento. Tu, l'abilità è quella di andare. Ti capita di bannare qualcuno dal canale? Hai bannato qualcuno di recente? Chi si ricorda? Io banno i troll. Che domanda è, Christian? Che vuol dire hai bannato qualcuno di recente? Io banno i troll. Se vedo dei troll, li banno. Dei troll, solo i troll banno. Perché? Chi sarebbe bannato? A meno che non ci siano errori, ma non capisco la domanda. Te l'ho detto come si crea emozione, andando a. Ma se l'ho detto! Ma se mi fate le stesse domande! Ma allora, formichetta, dove ce l'hai il cervello? Ascolta, no? Fai le stesse domande. Te l'avrò detto 500 milioni di volte. Allora, le emozioni, come andiamo a crearle? Le emozioni andiamo a crearle attraverso gli zombie. Dobbiamo attraverso delle parole parlare. Andrea Giovane, sto bannato dal canale. Ma no, Andrea Giovane, sto bannato dal canale. Ma non, no, assolutamente no. Tra l'altro lui era moderatore. Ma figo, è stato bannato dal canale. No, no, Andrea Giovani, no, no, io non l'ho bannato assolutamente, ma tra l'altro lui era anche moderatore, quindi non può essere stato bannato. No, comunque Andrea Giovani come è stato bannato dal canale? Lui era moderatore, da quale canale? Da quale canale parliamo? Comunque, ascolta, digli che mi mandi, perché se no non riesco a controllare, Cristian La Sorsa, digli che mi mandi un messaggio, mandamelo tu con il link del suo canale, così però erroneamente io non ho bannato, cioè non credo di aver bannato nessuno e nessun altro può bannare qualcuno che non sia moderatore, che se è moderatore, quindi perché lui era moderatore, quindi non è bannabile da nessuno tranne da me e io non l'ho bannato sicuramente. Quindi digli comunque, poi figurati, Andrea Giovani è un amico, digli che mandi un messaggio, mi mandi un messaggio WhatsApp con il link del suo canale e così vado a controllare perché altrimenti non riesco a controllare, ma non è possibile che sia stato bannato. Comunque digli che mi scriva, non è assolutamente possibile. Felicità e benessere. Io non so se era moderatore lui su Felicità e benessere, ma credo che sia moderatore su Felicità e benessere. Quindi vai a. Ma io non l'ho bannato di sicuro. Comunque vado a vedere. Ma digli che mi mandi un messaggio. Digli che mi mandi. Ok, digli che mi mandi un messaggio. Dopo io. Perché se no non riesco a controllare. Digli che mi mandi un messaggio su WhatsApp con il link del suo canale. E io vado a. Se fosse bannato, vado a toglierlo. Mi sembra veramente strano. Perché io su Felicità Benessere non ho proprio bannato nessuno. Credo che lui fosse moderatore. Credo che sia moderatore su tutti i canali, per cui non credo che sia quello. Vediamo la domanda di Stella. Che domanda ha fatto? Che domanda ha fatto Stella? Se io la domanda di Stella, ragazzi, io la domanda di Stella non la vedo. O scrivi troppo lungo, Stella. Allora, vuoi scrivere la domanda in breve? Ho fatto la domanda a un cazzo. Non c'è nessuna domanda qua. Scrivi, te la bannerà automaticamente YouTube perché scrivi troppe cazzo di parole. Fai la domanda perché io non la vedo. Quindi se qualcuno vede la domanda di.
Non scriverò niente sopra! Fammi sta domanda! Io... Stella, mi stai mandando in bestia, e tu oggi? Mi stai mandando in bestia! Non si vede! Testa di una carampana a marcia! Perché scrivi troppe parole? Se tu scrivi tante parole, YouTube, dopo un certo numero di caratteri, te la banna! Carampana che non sei altro! Te l'ho detto, falla, scrivi sintetica, poche parole. Mi stai mandando in tilt, Stella. Se, allora, ripeto, se le ignori lo stato WhatsApp crea emozioni. Beh, se ignori lo stato WhatsApp crea emozioni. Questo per rispondere a Liana, perché fai vivere comunque un rifiuto. Ogni volta che ignori lo stato WhatsApp vai a creare emotività. Questo è un concetto fondamentale. Allora, quando numero di caratteri... sì, ciao! Ma Stella Marina mi sta mandando in bestia con questa domanda inesistente. Devi scrivere meno parole, carampana, perché te l'ho detto 100.000 volte, se scrivi tante parole te la banna automaticamente. Mi stai mandando in bestia. Scherzo, comunque. Allora, vediamo altre domande, se ci sono altre domande. Allora, qua è esatto. Un saluto a Jessica Rabbit. Dopo comunque vado a vedere sul... Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Mi sta dando emozioni forti la carampana. Si vede la coda finale. Quale coda? Ma quale coda si vede? Non vedo nessuna coda. Che coda vedete voi? Allora, vediamo un attimino se c'è qualche altra domanda. Vabbè, mi devo calmare, ma mi sembra di avere a che fare con, diciamo, il nosocomio qua, cioè, non lo so. Allora, come dare emozioni? Il modo per dare emozioni è quello di farlo in modo indiretto, no? Per rispondere a Clizia... E per rispondere anche a l'altra persona che mi ha fatto la domanda, Noemi, devi farlo indirettamente. All'inizio non hai potenziale, come dicevamo, per cui devi farlo indirettamente, no? Cioè, ad esempio, che ne so, puoi parlare del tuo raccattivo, se noti utilizzando la parola madre, ad esempio, potresti dire l'azienda madre ci sta tradendo, se noti che lui fa un accarezzamento di capelli su tradendo o su madre, a seconda ad esempio, sai che lì ci può essere uno zombie, un'emozione nascosta, e quindi provi a testare, devi farlo indirettamente, no? Utilizzando la comunicazione analogica non verbale. Si può chiedere scuse in modo analogico? Scuse in modo analogico? Sì, ad esempio... Senza parlare della cosa potresti sorridere, potresti diciamo cercare un contatto fisico, quello è un modo per chiedere scusa analogicamente. Allora, non parole d'amore, non so, ma prendi una corda e impiccati. No, vabbè, non è che prendi una corda. Non capisco perché... che domanda è quella? Non capisco perché. Va bene, allora mandalo, carampana. Se hai il link del canale Andrea Giovani, allora mandami il link del canale su WhatsApp, carampana Stella Marina. Mandamelo su WhatsApp il link di Andrea Giovani, così controllo.
Mandamelo su WhatsApp. Allora. Vediamo un po'. Io posso carezzare la mano e sorridere? Beh, se devi chiedere scusa analogicamente, carezza la mano e sorridere. E sorridi va bene. Allora, chicca chicca, ti sta dicendo che non si vede con nessun'altra? Lei non si vede con nessun'altra e inizia a vederti con qualcun altro. L'altro giorno mi ha detto che poteva andare a casa sua quando volevo senza avvertire. Ma non ha nessun senso. Ah sì, ti sta dicendo che non si vede nessun'altra. Però in realtà non ha nessun senso quello che sta dicendo questo, no? Cioè, beh sì, anche perché dici delle cose tanto per dire. Cioè, capisci che poi tanto uno non lo fa. Anch'io potrei dirti, vieni da me se quando vuoi. Analogicamente ti sta dicendo quello. Però bisogna vedere se poi è vero, perché difficilmente le persone lo fanno, no? Tra l'altro se dice a uno. Tra l'altro, se dice a uno, diciamo, come dire, vieni a trovarmi, magari utilizzando proprio la psicologia inversa, difficilmente viene. Quindi, io lo prenderei un po' con le molle. Allora, comunque, anche la mia domanda non è risposto, cioè, volevo sapere come spostare abilmente il discorso. Beh, spostare abilmente il discorso, adesso non so da dove. Spostarlo da dove? Beh, può usare la comunicazione ipnotica, se tu. La mente umana, diciamo, tende a dimenticare, no? Per cui tu puoi tranquillamente, mentre lui parla di qualcosa, dirgli, cavolo, mi è venuto nelle conversazioni di conoscenza, specie in chat, dove bisogna. Dove cerca di andare subito sul discorso sesso, tu rispondi come se il sesso non ci fosse, cioè non devi prendere in considerazione. Se lui va sul discorso sesso, tu rispondi a tutto meno a quello dove parla di sesso. Quindi gli dai una negazione, gli dai un rifiuto analogico per Antonella Petri, questo. Gli dai un rifiuto analogico. È l'unico modo. Cioè lui ti dice, come dire, parlerà d'altro, no? Se parla solo di quello, non rispondi a nulla. Cioè, è molto semplice. È vincolo logico analogico. Stella Marina, la tua domanda è vincolo logico. Io vedo solo vincolo logico e analogico, carampane di una stella marina. Cosa vuol dire vincolo logico analogico? Che cosa sarebbe logico analogico? I vincoli logici sono quelli che logicamente le persone riescono a cogliere. I vincoli analogici sono quelli che vengono messi nei fatti. Messaggi per WhatsApp veloci per riatterrare, un iperlogico che non scrive più, riattrarre sarà, non sapete neanche scrivere in italiano, un iperlogico che non scrive più, e no, se non sono messaggi veloci, se non scrive più non devi rispondergli, eventualmente, gli puoi mandare qualche messaggio del tipo, che ne so, ah ciao, l'altro giorno ero andata a Milano a trovare un mio amico e mi sembrava, ho visto uno che ti somigliava, per dire, eri mica tu? Perché gli dai due messaggi, no? L'altro giorno era Milano, ho detto Milano, potrebbe dire pa essere Palermo, qualunque cazzo di città volete. Dove gli vai a dire, ad esempio, delle cose del tipo, sì, però ragazzi, se scrivete tutti in chat i cazzi vostri, io poi non riesco a vedere le domande. Ragazzi, cercate di, non è una chat di discussione, cercate di fare le domande, se no io non vedo più una minchia. Quindi, se tu gli rispondi in questo modo, per Jessica Rabbit, automaticamente lo incuriosisce e lo penalizzi. Allora, tre puntini. Che cazzo sono i tre puntini? Allora. Ma che cazzo ne so di quali video? Te lo sto dicendo adesso, Maria Formichetta. Ma allora, non lo so, sei gnugna, te lo sto dicendo adesso. Per dare emozioni, devi andare a. Analogicamente a toccare tutte le varie aree potenzialmente distoniche, che sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti personali sessuali, i rapporti affettivi sentimentali, la realizzazione nella vita, nel lavoro, nel denaro, la realizzazione con se stessi. All'interno di ognuno di questi punti ci sono le varie paure. Tu devi analogicamente andare a stimolare questi
potenziali serbatoi di emozioni, e poi all'interno di questi serbatoi devi cercare di capire analogicamente, andare a cercare di capire quali sono i tre puntini. Io sta storia dei tre puntini non ho capito una minchia. Allora, quando insiste col dire che con me sta benissimo, è una fesseria. No, non so se è una fesseria, ma non è detto che sia reale. Uno che però ti mette, uno che però ti mette sempre dei vincoli, ti mette sempre degli antagonisti così. Io non mi fiderei più di tanto, non mi fiderei più di tanto. Ok, vediamo se c'è qualche altra domanda. E Luca Pierre, come cazzo scrive? Dove si aggancia? Capisci dove si aggancia, dove ti dà dei segnali di riferimento. Inviato. Ma che cazzo mi hai mandato? Stella marina di una capra! Tu mi hai mandato il link del mio canale! Che cazzo c'entra? Mi hai mandato il link del mio canale! Devi mandarmi il link del canale di Andrea Giovani! Che cazzo mi hai mandato? Carampana che non sei altro! Non me ne faccio niente di quel link del cazzo che mi hai mandato! Quello è il link di un mio video! Allora, carampana di una stella marina, devi mandarmi il link del mio... Ma me ne frego del commento! Non me ne faccio niente del commento! Non mi interessa il commento! Devi mandarmi il link del canale, carampana che non sei... Mi hai mandato il link del mio video, testa di cocomero! Devi mandarmi il link del canale di Andrea Giovani, carampana... Ma non me ne frega del commento! Vai a cercare il canale, il commento non riesco a fare, non riesco a vedere niente! C'è un suo commento, non me ne frega un cazzo! Ma te, che testa c'hai, carampana che non sei altro? Cioè, ragazzi, oggi io non lo so, mi sembra di avere a che fare con un... Allora, vediamo la domanda di Elisabetta. Cerchiamo di ricontenerci. Come si manifesta la sua paura? Cosa devo guardare? Allora, la sua paura... no, tu devi guardare per rispondere... Fa solo del casino, Stella Marina, solo del casino fa. Allora, non è che devi guardare la sua paura, tu parli di tradimento, no? Se sul tradimento lui si tocca le labbra, si accarezza i capelli, si mordicchia le labbra, tu sai che tradimento è una, tu sai che tradimento è comunque un qualcosa che teme. E allora, come fai a stimolare il suo turbamento? Andrai a fare la scarpetta sul tradimento, inizierai a parlare di tradimento, ma tu sei mai stato tradito nelle tue relazioni? Hai mai avuto problemi nelle tue relazioni? Questo è quello che devi fare. Hai capito, no? Questo per rispondere a Elisabetta. Tramite messaggio WhatsApp? No, ma il messaggio WhatsApp, stiamo parlando di incontri dal vivo. Allora, Maria Formichetta, tramite messaggio WhatsApp non è possibile. Tramite messaggio WhatsApp non puoi vedere. Ma mi calmo, ma mi innervosisce. Allora, intorno alla bocca di gradimento, intorno alla nasa del fiuto. Bravo, ok. Però non puoi vederlo via WhatsApp. Non sono cose che puoi vedere via WhatsApp. Ma non mi intossico, non mi intossico. Ma mi sembra di aver a che fare con dei rimbambiti, non lo so. Cioè, mi ha dato il link del mio video, ma io non lo so. Cioè, il link del mio video mi ci pulisco il culo con il link del mio video. Che cazzo me ne frega del link del mio video? Tra l'altro non c'è neanche il commento. Ah, l'ho trovato, Befana. Allora, vediamo un po'. Vabbè, Stella Marina, brava Stella Marina, devo dire che ci riesco a arrivare.
Nonostante le minchiate di Stella Marina, non è così gnugna Stella Marina. Brava. Vediamo un po'. Devo dire che Stella Marina. Ecco, allora. Brava Stella Marina. Allora, era bloccato Andrea Giovani. Era bloccato. Dov'è? C'è ancora Christian? Andrea Giovani era bloccato. Non capisco, non so se era, forse non era moderatore sul. Forse non era moderatore sul canale, perché adesso l'ho sbloccato, ma non capisco perché non era moderatore. Per renderlo moderatore dovrebbe scrivermi. Adesso è sbloccato, Christian. Forse su Felicità Benessere non era moderatore. Comunque adesso l'ho sbloccato, perché nonostante Stella Marina ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Non capisco se non era bloccato, chi l'ha bloccato, cioè se non era moderatore. Comunque adesso è sbloccato. Quindi scrivi che adesso è sbloccato. Andrea Giovani, non so chi ti ha bloccato, non so se tu eri moderatore, perché io di qua non riesco a renderlo moderatore, però. Non riesco a renderlo moderatore. Vediamo se riesco a renderlo moderatore in uno scritto. Vediamo un po', ma non credo di riuscire perché per fare un moderatore. Vabbè, però poi forse posso farlo moderatore. Forse posso farlo moderatore, diciamo, direttamente dal canale. Adesso poi guardo dal computer. Comunque adesso è a posto. Andrea Giovani è a posto. Non so chi cazzo l'ha bloccato, però. Adesso è a posto. Allora, vediamo un attimino, Antonella Petri, quelli conosciuti in chat inizialmente partono tutti dal canale, da quel canale che pizza. Beh, ho capito, tu però non devi, tu se parlano di sesso non devi rispondere. Se parlano di sesso non devono rispondere. Scenetta totale Peppino, allora. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Meno male che c'è questa storia. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, potete fare domande invece di scrivere puttanate. Allora. Quindi qua dovremmo poi capire il mistero Andrea Giovani. Vediamo un attimino. Comunque cercherò di renderlo moderatore direttamente anche su quel canale. Allora, era un bacino virtuale, lo puoi mandare a Stella Marina. Ah, beh, dai, ringraziamo Stella Marina. Ringraziamo Stella Marina. Che tra le infinite puttanate che fa, fa anche qualcosa. Mi ha chiesto di uscire, lo liquido? La stessa persona? No, non è che devi liquidarlo, tu escici, no? Te l'ho detto che lo devi fare, tu esci con lui, dall'indifferenza, ma esci anche con un altro. Quindi, chicca chicca, devi uscire anche con un altro. Ultima domanda, il poliziotto con due Z vuole vedermi a fine turno, piena notte? Eh no, a fine turno digli stoca. No, non accettare di vederli in piena notte. Ma sì, cioè sto qui non sai cazzo fare a fine turno. Dili, guarda, io in piena notte non esco. Se vuoi facciamo una volta, ci vediamo una volta a cena. A fine turno assolutamente no. Ma è come dire, ti vede per svuotarsi i coglioni, dai, diciamo la verità, dai, su a fine turno non ha senso.
Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Oh, Andrea Giovani, sappi che eri bloccato e non so perché su felicità benessere. Ma non capì, ma eri su felicità benessere bloccato, non su questo canale. Su felicità benessere eri bloccato, adesso ti ho sbloccato, ma non capisco come hai fatto a essere bloccato però. Comunque, adesso sei sbloccato e non so come è successa questa cosa, boh. Devo vedere come renderti moderatore su Felicità Benessere. Magari la prima live che faccio scrivi così ti rendo moderatore e non ti possono più bloccare perché i moderatori possono bloccare chi non è moderatore. Mostra. I poliziotti hanno il loro fascino. Bah, tutto è. Affascinano le persone che sono stimolate. Sì, ti ho sbloccato, ma non capisco come hai fatto a finire bloccato, però. Questo è quello che non capisco. Non capisco come hai fatto a finire bloccato su felicità benessere. Boh, non capisco come sia successo. Allora, vediamo un attimino se c'è qualche altra domanda. Allora, i militari, i poliziotti, i carabinieri stimolano donne che vanno alla ricerca della figura paterna, che vanno alla ricerca della figura paterna istituzionale, agganciano quelle. Perché diciamo che il poliziotto, il carabiniere, ma va bene anche. Ma non lo so, se hai un problema di YouTube, non credo. Devo andare a vedere se tu eri moderatore su quel canale o meno, perché se. I moderatori ovviamente non possono essere bannati da nessuno, a meno che YouTube non l'abbia, talvolta può farlo YouTube, non capisco. Boh. Comunque adesso sei sbloccato. Ok. Vediamo un attimino. Una persona, Bonnie, una persona che ti chiede se ti vuoi sposare, se vuoi avere figli, la tua risposta è negativa. Se allontana, avrebbe una famiglia o essere vincolato. Ma tu, allora, su queste domande non bisogna mai rispondere né sì né no, Bonnie. Se una persona ti chiede se ti vuoi sposare o se vuoi avere figli, devi dire dipende. Non sono cose che si possono decidere a tavolino. Devono nascere eventualmente all'interno di una relazione. Non sono cose che uno può decidere a tavolino. Quando vi fanno domande dirette, la regola è non date mai risposte precise. Dovete tenere sempre tutte le possibilità, non dovete mai dare risposte precise. Quella a cui piace l'uniforme, sì, sono donne che vanno alla ricerca di una figura paterna istituzionale. Allora, anch'io vorrei sapere, sono confuso le mano padre, non ho ancora mica capito. Beh, qui comunque farò il seminario dove parlerò proprio di questi imprinting, quindi approfondiremo questi temi. Il seminario lo farò proprio sul canale Felicità Benessere, quindi chi volesse partecipare al canale Felicità Benessere, chi volesse abbonarsi all'abbonamento seminario online, possiamo farlo lì. Vediamo, dai, se c'è qualche altra domanda, se no direi che possiamo chiudere. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Maria Chiara Ledri, ciao Maria Chiara, io sono confessore padre. No, non si può essere entrambi, no. Tu potresti essere tradita da un'altra persona. Beh, già, è un'ora. Se c'è qualche domanda, però rispondo. Se c'è qualche altra domanda, rispondo. Se c'è qualche altra domanda, rispondo. Beh, sì, certo, brava Andrea. Allora, a breve uscirò con una del gruppo, ovviamente. Se io che lei ti chiederemmo come comportarci, tu che farai? E che ne so io, tu che farò? Io non farò niente, io non voglio sapere niente delle vostre storie, a me che mi frega a me. Fate il cavolo volete. Allora, logico analogico. Bene, dai.
Beh, sì, il tradimento, allora, perché c'è il conflitto e il tradimento, ma adesso però non riesco più a parlarne perché è già un'ora che sono qua, quindi mando un saluto a tutti e nonostante tutto e nonostante i casini che ha fatto Stella Marina, ce la facciamo a superare tutto questo, per cui un saluto a tutti, d'altra parte Stella Marina qualcosa di buono lo fa, ogni tanto una su mille ce la fa. E quindi un saluto a tutti. No, 24 settembre no. Ok, Elisabetta, tengo tranquilla, tranquilla. Un saluto a tutti. Salutiamo Vin Dreams, Maria Chiara, Stella Marina, Andrea Giovani, Noemi, Antonella, Maria Chiara, Christian, poi e tutti gli altri, Noemi, eccetera, eccetera, Roxy, Rosa. Chicca, Elisabetta del 940, iscrivetevi, Andrea Giovani, Noemi, Andrea, Bonnie, la nostra Bonnie, poi che abbiamo? Vin Dreams, Sylvie Girls, eccola qua, poi la formica, Giulia, guarda là, guarda qua, e saluto tutti gli altri, a presto, Liana, la formichetta, salutiamo anche Liana. Un saluto a tutti e bellissima e divertentissima live. Abbiamo riso un po'. 1 su 80.000. Ok, un saluto a tutti ragazzi, ciao. Quindi Stella Cretina.